Emanuela Rossi, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Siamo con una delle più importanti doppiatrici del cinema italiano. Doppiatrice, questa mi piace. I suoi esordi nel doppiaggio sono giovanissimi. È vero che all'inizio veniva chiamata per doppiare personaggi maschili? Sì, anche personaggi maschili. E sente di aver sacrificato la sua adolescenza e la sua gioventù di bambina e di ragazza a rincorrere labbra che si muovevano? Mi piace moltissimo questa espressione, a rincorrere labbra che si muovevano. Beh, sicuramente ne ho rincorse tante di labbra e come hai detto e come hai precisato prima, anche labbra maschili. Beh, indubbiamente sì, insomma, io ho sacrificato tutta una mia parte così di gioco, di spensieratezza, però c'è anche da dire che siccome io ho sempre amato molto questo lavoro, e non sono mai stata obbligata dai miei genitori, nel senso io tornavo a casa da scuola e dicevo ma mi hanno chiamato oggi per i turni, per cui io ritrovavo il mio gioco in questo lavoro, in questa sorta di magia che per me rappresentava il doppiaggio quando ero piccola, capito? Vedere queste voci che parlavano, queste volte che parlavano in lingua straniera e poi 2 secondi dopo parlavano italiano, per cui figurati, sì. La grande però magia del doppiaggio, sì. Quindi è entrata in questo mondo fantastico, certo, assolutamente. Per me era un mondo fantastico, io da bambina lo vedevo come un grande privilegio fare questo lavoro, e per cui sì, insomma, forse avrei potuto giocare di più, avrei potuto coltivare più interessi. A me piaceva suonare il pianoforte, ma questa è una cosa che non potevo fare perché lavoravo, studiavo e poi. Però per me il doppiaggio è vero che era un lavoro serio che affrontavo con grande serietà, però era un grande gioco, per cui ero appagata di questo. E poi, no, volevo dire, a proposito dei maschietti che io ho doppiato, ho avuto la fortuna di essere stata scelta da un grande regista, attore, regista che era Nino Manfredi, nel film Per Grazia Ricevuta. Chi ricorda quel film, che è un film, diciamo, una sorta di film autobiografico, credo, tutta la prima parte narra la storia del protagonista, che è Nino Manfredi nel film, e la sua infanzia, di questo bambino sociaro che vive con la zia. E io ho dato voce a questo ragazzino, pronto, zia? E ho lavorato con Nino Manfredi che mi ha scelto in una rosa di 10 bambini maschi. E quindi la forse la più grande prova della professionalità fin sì, da giovane. Oggi come oggi, risentendomi, la cosa che mi fa più impressione non è tanto la vocalità, che indubbiamente era una vocalità particolare, no? Un po' rauca, un po'. Ma era il modo di concepire la battuta. Io doppiavo e recitavo non come la bambina che ha la voce che può essere da maschio o da femmina, no, con le intenzioni, con le intenzioni da maschio. Ero proprio un maschio, questa è la cosa che mi sbalordisce di più. Mi ricordo che Nino Manfredi, quando entravo in sala, io la mattina andavo a scuola, entravo in sala, mi vedevo e mi faceva: tu sei fumato il sigaro, ma non è ieri sera, ha bevuto whisky, perché lui aveva paura che in qualche modo poi si potesse sentire in qualche nota invece la mia femminilità. Però mi sono riscattata, perché se è vero che ho doppiato dei maschi, poi ho avuto la fortuna da grande e l'opportunità di doppiare delle bellissime donne. Lei viene da una famiglia di doppiatori, com'è nata questa familiarità con il mondo del doppiaggio? Allora, intanto voglio specificare, famiglia di doppiatori, uno potrebbe pensare che mio padre e mia madre magari facevano lo stesso lavoro, invece no. Mio padre e mia mamma era una casalinga che si occupava di noi 3 figli e mio padre era un alto funzionario del Ministero delle Finanze. E è nata così per gioco, la casualità della vita. Mio padre conosceva un commercialista che si occupava di una delle società di doppiaggio più importanti, che era la CDC all'epoca, e servivano dei bambini. C'era un film che si chiamava, un film famoso della Disney, che era La carica dei 101. Io ancora ero piccolina e cominciò mio fratello più grande, Massimo Rossi, che adesso è, insomma,
un affermato professionista, la voce di Sean Penn, insomma è iniziato lui. Io andavo dietro con mia madre, accompagnavo mio fratello, appunto come ti ho detto prima, ero molto affascinata da questo lavoro, era veramente una sorta di magia, era una magia per me, sentire in originale quegli attori che parlavano in lingua straniera e poi di punto in bianco bastava spingere un bottone e mettere muto, vedere solo l'immagine e c'era qualcuno che li faceva parlare, che gli dava... E insomma, andavo lì e piano piano ho rubato, poi un giorno si è presentata questa occasione anche per me. Mi ha raccontato suo fratello Riccardo, altro sì. affermato doppiatore, sì. di una cosa molto bella, che anche lui giovanissimo ha iniziato a doppiare e lei gli suggeriva le battute all'orecchio perché ah, sì, non sapeva sì. leggere. No, ma io ero una bambina un po' particolare, quando tu prima dicevi se aveva rubato qualcosa la mia infanzia, io di getto ti ho risposto sì, poi in realtà fino a un certo punto, nel senso che io quando tornavo a casa giocavo a doppiaggio, cioè non mi bastava, e allora con questa sorta di gioco prendevo i giornalini di Topolino, Paperino, e poi li aprivo con i miei cugini, li mettevo tutti sotto e li facevo lavorare, per cui Riccardo si è ritrovato, poverino, anche lui nel turbine di questo lavoro senza rendersene conto. Poi lui ha avuto la fortuna, credo che te l'abbia già detto, di iniziare doppiando gli Aristogatti. E ne parleremo. Sì. E, quindi una passione trasformata in una professione e con risultati eccelsi, aggiungerei io. Sì. Ma tra i suoi primi lavori c'è il doppiaggio proprio di una bambina nel film Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Sì. E, ma il suo lavoro più ricordato e amato in ambito televisivo è il doppiaggio di Pippi Calzelunghe. Oh, e qui ti volevo. Una serie ancora oggi nel cuore degli spettatori. Sì. Che ricordo ha di questa esperienza? Ma è un'esperienza molto divertente e sicuramente molto molto faticosa. Io mi divertivo, ero felice di doppiare, di dare la voce a questa bambina così particolare che poi ha fatto, che è rimasta, che è ancora nel cuore di ragazzi della mia generazione e anche dopo, se vuoi anche quella di mio figlio, perché ancora la mandano in onda. Per cui pensa la gioia, l'entusiasmo nel fare questo lavoro, però indubbiamente insomma, era molto faticoso doppiare Pippi, perché poi lei parlava sempre. E insomma, un eterno classico. Sì, un evergreen. Un evergreen. A 14 anni lei recita in televisione in Qui Squadra Mobile, diretta da Anton Giulio Maiano. Sì. Che ricordi ha del padre degli sceneggiati, dello sceneggiato italiano? Un ricordo bellissimo, io ho lavorato con lui anche in doppiaggio ed è stato lì che l'ho conosciuto. Poi lui era molto, mi stimava molto, perché io ero una bambina poi, ero una bambina adulta, non so, con un senso, proprio perché amavo questo lavoro, ma un grande senso della professionalità, per cui l'ho affrontato, è vero come un gioco, però come con la serietà di un adulto che affronta una professione importante, perché è una professione importante. E Anton Giulio apprezzava molto questo aspetto di me, di questa bambina. Non era una bambina noiosa, anzi tutt'altro, era molto divertente. Così. Però lui era molto affascinato e anche ammirato da questa bambina così piccola che aveva indubbiamente del talento e che... Insomma, si impegnava come un grande, non facevo capricci, io quando si trattava di lavorare... Era talmente naturale per sì, lei era talmente naturale. E poi lui è stato... Io naturalmente ho rivalutato certi personaggi con il senno di poi, perché quando sei bambina no, li guardi sotto un altro aspetto. Oggi come oggi, ricordandomi i lavori che ho fatto con lui, devo dire che era veramente un grande maestro. Che ha aperto anche un modo, insomma, lui ha portato in televisione tanti grandi classici della letteratura, rivisitandoli e insomma, facendoli fruire attraverso la televisione ad un'utenza importante. Un'operazione culturale. E il cast dello sceneggiato Qui Squadra Mobile è composto quasi totalmente di attori che svolgono un'intensa attività anche nel doppiaggio e provenienti soprattutto dalla SAS e della CVD. Sì. Pochi della CDC, oltre a lei ci sono soltanto Roberto Chevalier e Manlio De Angelis. Sì. C'è un motivo per la scarsa presenza dei doppiatori della CDC nei lavori televisivi
alla nascita della televisione fino alla fine degli anni 70. Ma questo non lo so, non ti so, non faccio la press agent, non te lo so dire. So che molti attori importantissimi, molte voci importanti della CDC, quali Ferruccio Amendola, Cesare Barbetti, Pino Locchi, erano tutti attori che venivano comunque dal teatro. E poi magari per loro scelta hanno deciso di cimentarsi soltanto. Perché sai, non è vero che il doppiatore è un lavoro settoriale. Insomma, comunque... chi è doppiatore nasce doppiatore e fa solo il doppiaggio. Assolutamente no, è un ramo specifico del mestiere poi dell'attore. Probabilmente loro, ti parlo di questi nomi, questi grandi nomi, erano talmente occupati a doppiare i grandi film, poi magari anche per scelta, sai, il doppiaggio ti dà la possibilità di fare questo lavoro e di essere come una grossa compagnia teatrale che lavora soltanto a Roma, capito? Per cui ti dà anche la comodità di avere una tua vita privata, di avere una vita un po' più normale di quella che magari può avere un attore, no? Che è la cosa più importante. Vorrei adesso approfondire con lei il doppiaggio degli Aristogatti, che ricordava prima. Che bello. Vedi che belle, ritornando sempre alla mia infanzia, no? Magari io c'è una parte di gioco che magari con i ragazzi della mia età che non mi ricordo, però intanto quando facevo questi film della Disney io incontravo tanti altri miei piccoli colleghi che ancora tuttora fanno questo lavoro e con i quali giocavo e stavamo lì e durante le pause tra una scena e l'altra giocavamo, per cui non è che stavo soltanto immersa in un mondo di grandi. E poi mi porto dietro come mio bagaglio personale questi bellissimi ricordi, la fortuna di aver lavorato insieme a grandi professionisti come Oreste Lionello, Renzo Montagnani. Sai, erano delle persone così interessanti per me, anche bambina che crescevo. Sai, gli attori sono persone un po' particolari, no? Se vuoi anche un po' strane, un po' fantasiose. E per un bambino è una ricchezza in più. Quasi un mondo da scoprire, un mondo fantastico. Un mondo fantastico da scoprire, sicuramente. Ti danno anche una, come posso dire, una prospettiva della vita diversa. Facendo un salto in avanti, lei è la voce di tante dive hollywoodiane. Oh yes, no. Tra i suoi lavori nel doppiaggio cinematografico vorremmo ricordare alcuni titoli. Scarface, in cui ha doppiato Michelle Pfeiffer. Sì. Tootsie, in cui doppiava Jessica Lange. E Quel che resta del giorno, dove era la voce di Emma Thompson. Che ricordi ha di queste grandi attrici, di questi grandi lavori che poi negli anni sono diventati dei capisaldi della cinematografia, certo, moderna? Certo, te ne potrei dire altri, Blade Runner, no? Che sono diventati dei cult. Trinity nella trilogia Trinity di Matrix. Trinity nella trilogia di Matrix, Anastasia Kinski in Tess, un film famosissimo di Polanski. Sai, sono tutte cose che mi hanno arricchito molto, ma non soltanto da un punto di vista professionale. Affrontare questi, diciamo, dei testi, perché poi sai, quando vai a recitare leggi anche dei testi più o meno importanti, film più leggeri, delle commedie, film magari appunto importanti, tratti da romanzi, della letteratura, come Tess, no? E indubbiamente mi hanno molto arricchito, hanno aperto il mio panorama sentimentale, emozionale rispetto alla vita. Riguardo Michelle Pfeiffer in Un giorno per caso e Robert Wright Penn in Forrest Gump, yes, in entrambi i lavori lei e suo marito Francesco Pannofino, voce di George Clooney e Tom Hanks, proponete duetti deliziosi di alta scuola di doppiaggio. Che effetto le fa se non sono stati doppiati in colonna separata? No, quelli no. Assolutamente, quindi lavorare assieme e poi risentirsi magari o anche a distanza di anni su dei lavori, sì, su personaggi comunque diversi, però sempre in coppia e appunto una coppia di alta professionalità per quanto riguarda la vocalità e l'interpretazione. Quando ci risentiamo io e lui? Ma quando capita, tante volte lui magari senti, senti, senti come ero bravo,
E io faccio, ma senti, senti, anch'io come ho detto questa battuta. Abbiamo questo ego che si espande, no? Lui il suo e io il mio e facciamo, e cozziamo un po'. No, ma insomma, magari ci ricordiamo a volte, ci ricordiamo insieme quelle scene fatte, ti ricordi quando abbiamo doppiato, la difficoltà che magari aveva lui a fare una scena che l'abbiamo rifatta più volte, oppure, per esempio, nel caso di Forrest Gump c'è una scena molto bella verso la fine del film, quando lei lo chiama e le presenta il figlio, che poi è suo figlio, no? Siccome lei sa di essere malata, per cui è una sorta di, insomma, lo rincontra e vuole essere sicura che qualsiasi cosa poi le succederà a questo bambino, starà con qualcuno che lo ama, e chi se non il padre. E lei con molta delicatezza gli dice, lui è mio figlio, si chiama Forrest, come il padre. E lui rimane, vabbè, bravissimo, Tom Hanks, e poi gli fa una domanda, ma è intelligente, perché lui sa quelli che sono i suoi limiti. E lei le risponde, io mi ricordo che quando abbiamo fatto questa scena con Francesco, che è così delicata, ma così profonda, niente, abbiamo pianto tutti e due come dei bambini, e quando rivediamo questa piccola sequenza, ti confesso che io mi commuovo ogni volta. La grande professionalità portata al leggio, io dico sempre, il doppiaggio è un lavoro di emozioni, non è un lavoro freddo, algido, in cui bisogna rifare una parte o un'imitazione. Alcune volte si leggono, sì, queste cose aberranti sul doppiaggio, invece è un lavoro di artisti, di attori, di interpretazione. Agli utenti del nostro sito lei ha la possibilità di offrire, oltre alla sua avvenenza, una testimonianza diretta di un grande regista di Hollywood, Robert Altman, che la, sì, sceglie per doppiare in Tre donne. Sì. Può parlarci in maniera diffusa di questa esperienza unica e irripetibile? Ecco, sempre ritornando alla prima domanda che mi hai fatto, ma tu, lei si sente, tu o lei, mi ricordo, come se, ma senti di aver sacrificato qualche cosa rincorrendo, capisci che è vero che ho sacrificato, ma capisci poi che cosa, che altre cose, che emozioni, che esperienze importanti e formative mi ha dato questo lavoro? Che fortuna che ho avuto, io mi ritengo veramente fortunata. Una di queste è Robert Altman, che venne in Italia per scegliere le voci. Lui ci teneva moltissimo a questo doppiaggio, tant'è vero che lui affidò questa direzione del doppiaggio a un grosso attore, un importante attore, Gigi Proietti, affiancato a sua volta da un grossissimo regista che codirigeva insieme a lui questo film, per cui pensa, no, che cosa è importante. E questo regista importante era Elio Petri. Lui venne in Italia, per cui non solo io ebbi la fortuna di conoscere quest'uomo alto, grande, enorme, questa personalità infinita in senso artistico, ma anche in senso fisico, perché è un uomo molto, molto grande, imponente. E poi, appunto, essere stata scelta da questa grossa personalità, e poi essere stata diretta, fu un doppiaggio abbastanza lungo. Io mi ricordo che andavo ancora a scuola, facevo il liceo, e essere diretta e stare in sala da Gigi Proietti, che, insomma, io l'avevo già conosciuto perché avevo doppiato insieme a lui un film dove lui faceva l'attore, io doppiavo una attrice, si chiama Teresa Ann Savoy, è un film di Lattuada, e io doppiavo una sordomuta, tanto per arricchire così la carrellata dei personaggi che ho. E ci torneremo. E poi ci torneremo. E insomma, ti dicevo, io ero lì in sala ed ero diretta da Gigi, che poi, oltre a dirigere, ci dilettava tra una scena e l'altra anche con barzellette, aneddoti, eccetera. E poi da una persona meravigliosa, da un regista, grande regista, che era Elio Petri. Per cui capisci, insomma, che interpretare e soddisfare le esigenze artistiche di Altman, che ti aveva scelta, Gigi Proietti, che ti dava delle indicazioni, e
Elio Petri che supervisionava e diceva, beh sì, beh, la potrebbe fare un po' più così. Le grandi sfide, ma fortunatamente... Che taglia ricere. Vinte. E un doppiaggio particolare fu proprio quello del film Le farò da padre, dove sì, lei ha dovuto doppiare una sordomuta. Sicuramente un caso non frequentissimo per chi doppia. Com'è stato cimentarsi con un'interpretazione così difficile e assolutamente inusuale? Beh... direi quasi un'esperienza unica, perché sembra una gag, ho doppiato una sordomuta, e invece no, perché sai che comunque i sordomuti hanno la possibilità di comunque di fonare, però non di, naturalmente non formano delle parole, però attraverso la voce, attraverso questi suoni traducono delle emozioni, delle emozioni della loro anima, no? Beh, è stato difficilissimo perché non avevo, a quel punto, non avevo a disposizione la parola per esprimere il sentimento, ma soltanto un suono, e soltanto attraverso il suono dovevo far arrivare un dialogo, un'emozione, un pensiero, ed è stata una ricerca interiore molto... molto forte, anche interessante, insomma. Quindi una sfida dove... dove Emanuela doveva venire fuori ancora di più. E questo dimostra che tutte le doppiatrici sono anche attrici, almeno dal punto di vista vocale. Signora Emanuela Rossi, lei è l'erede delle grandi voci del passato. Ha un privilegio però rispetto alle sue colleghe doppiatrici. Recita anche in opere cinematografiche e televisive. Sì. Per i tanti visitatori del nostro sito, ilmondodeidoppiatori.it, non possiamo perdere questa occasione e le chiediamo. Quando le attrici del cinema e della televisione che non fanno doppiaggio e che non sanno usare la voce come la sa usare lei, si confrontano sul set con il suo modo di essere attrice completa, avvertono una differenza stridente e il rammarico di non aver frequentato più spesso il mondo delle voci? Ma non lo so, lo dovresti chiedere a loro, questo non ti so rispondere, poi... sinceramente non credo che sia così stridente, non so. È chiaro che è difficile modestamente parlando, questo non lo so. Certo, io sono avvantaggiata nel senso che chi viene anche dal doppiaggio, che io faccio anche teatro, però diciamo che ha una confidenza con la battuta maggiore rispetto a chi non è abituato ad affrontare spesso copioni, insomma, come facciamo noi nella complessa varietà. Io magari nel turno della mattina doppio un'attrice drammatica delle scene di pianto e così, e poi magari il pomeriggio mi trovo invece a doppiare una commedia brillante, un'attrice completamente diversa, per cui vedi c'è una duttilità, una facilità, un allenamento che ti rende poi facile avere a che fare ed avere una confidenza immediata con il testo che vai a fare, ecco, sicuramente. Io dico sempre che la vostra bravura è la naturalezza, che poi è anche una professionalità, sì, perché io quando vedo una sua opera al cinema o in televisione non penso che sto sentendo la voce di Michelle Pfeiffer, ma capisco che c'è, non mi concentro proprio sulla sua interpretazione, che non facendomi pensare alla grande diva hollywoodiana di cui lei è la voce, sì, è magari la più alta, forse la più alta dimostrazione della vostra bravura, perché ogni opera è a sé stante. Ti ringrazio moltissimo, mi hai fatto un bellissimo complimento. E senza però volerla mettere in difficoltà e ricordando un'affermazione pubblica di un suo grande collega di doppiaggio, Luca Ward, che ha bollato la recitazione dei colleghi non doppiatori con i quali lavora nel cinema e in televisione, le chiediamo come si trova a recitare con colleghe che sicuramente non hanno le sue qualità vocali? È il discorso che avevamo cominciato prima. Ovviamente lei è un gradino superiore, diciamo, avendo questa esperienza in più del doppiaggio, che forse la rende a 360 gradi, perché avendo appunto affrontato doppiaggio, cinema, televisione, teatro, è veramente la completezza. Quindi alcune volte si sente magari anche un po' costretta a non alzare troppo gli standard per evitare di far sfigurare qualche collega meno brava. Ma no, io ho molto rispetto per le persone che recitano con me, anche perché io penso che se recito vicino, e questo è veramente un
una cosa fondamentale. Se tu reciti vicino a delle persone brave, al tuo pari, o forse anche più brave, risulti più brava anche tu. Cioè, è una cosa importante anche per te, capisci? Perché è come gli strumenti che suonano. Se tu suoni in un'orchestra dove il violino è accordato e suona bene, il flauto è accordato e suona bene, il violoncello, le percussioni, allora il concerto diventa una cosa meravigliosa. Ma se tu che sei un violino, sei uno Stradivari, però c'hai vicino la percussione, il tamburo che fa così, anche il tuo suono, capito? Ne risente. Io non lo so, non credo. Credo di aver recitato vicino ad attori bravi, ad attori più bravi di me, e io ci ho guadagnato perché ho cercato di rubare, e forse anche vicino ad attori molto meno bravi. Insomma. Lei è entrata nelle case di milioni di italiani con la brillante partecipazione in Un posto al sole d'estate. Sì. Com'è stato entrare a far parte di questo spin-off che poi dopo è diventato quasi un parallelo della serie che poi si svolgeva durante l'inverno? Sì, peccato. Molto successo nonostante la programmazione estiva, che magari ne può risentire dal punto di vista degli ascolti, invece ha avuto un grande successo e milioni di italiani continuavano a vedere Il posto al sole anche d'estate, quindi sì, rinunciando magari anche a più tardi la sera, sì, d'estate. Quindi lei cosa ricorda di questa partecipazione? Intanto ricordo appunto di aver lavorato insieme a persone, a professionisti molto in gamba, perché sono lavorazioni dove la tempistica è fondamentale, per cui se non sei più che bravo, se non sei un professionista ad alti livelli, insomma, è un po' un disastro. Per cui è stata una bella palestra. E poi aver lavorato con, insomma, la maggior parte della troupe e degli attori sono napoletani, per cui io mi sono ritrovata un po' a casa, perché io sono di origine, mia nonna era napoletana, per cui mi sono ritrovata un po' a casa. È stata una bellissima esperienza. Un ritorno alle origini, un ritorno alla scoperta delle proprie radici. Sì, quindi, è vero, nel modo di a volte anche nel modo di lavorare, perché che se ne dica dei napoletani quando fanno sempre battute sul sud, il meridione, non è vero. Io ho trovato invece a volte più professionalità, un attaccamento anche più viscerale al lavoro rispetto, senza nulla togliere al sud, ho lavorato anche al nord. Però invece una grande professionalità, una grande precisione, probabilmente portata però con una sorta di allegria in più. E forse è questo che a volte può disorientare, no? E dire, beh vabbè, figuriamoci, sono io al sud, a Napoli, non è vero. C'è una grande professionalità, probabilmente portata però con una leggerezza che non guasta. Facendo un salto adesso dal passato verso il futuro, suo figlio Andrea si è già cimentato nel prestare la voce in alcuni lavori. Prevede per lui un futuro in questo campo? Ma guarda, io glielo auguro. Io prevedo comunque per mio figlio il futuro che lui si aspetta. Insomma, spero che lui... Io ho avuto la fortuna di iniziare così anche casualmente a fare questa professione per gioco, e poi ho scoperto che era la professione, il lavoro che io amavo di più. Non credo che... Sì, forse se il destino non mi avesse messo di fronte a questa opportunità, forse avrei fatto qualche altro lavoro in maniera brillante, perché io sono un entusiasta della vita. Però indubbiamente io credo che avrei provato a fare questo lavoro, perché io proprio lo amo tantissimo, e mi auguro per mio figlio, mi auguro che anche lui riesca a fare quello che lui vuole. Certo, ha già delle porticine già aperte, facendo io questo lavoro, facendo il padre con grande successo questo lavoro. Lui comunque ha fatto anche un lavoro come attore. Adesso abbiamo fatto una cosa insieme, una partecipazione a questo film che credo che abbia Vogliamo ricordarlo per i giovani visitatori del nostro sito, questa partecipazione. Sì, questo film si chiama Poker Generation. Film un po' particolare, che parla del poker online, dove appunto Andrea fa la parte del figlio del padre di mio marito, fa la parte del protagonista bambino, che è Andrea Montovoli, anche lui si chiama Andrea,
e hanno questa somiglianza abbastanza spiccata, per cui è stato scelto. Io invece, vabbè, faccio un'altra cosa, il ruolo di una contessa, però siamo tutte e tre. Insomma, è una bella cosa, no? Assolutamente. Allora, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Per la sua carriera, ma ovviamente anche per quella di suo figlio. E la ringraziamo di questa opportunità che ci ha dato di aprire una finestra, io dico sempre, sulla vostra carriera, ma anche sui vostri ricordi, sulle vostre memorie più personali, sulle vostre emozioni, che non solo ci trasmettete in voce ogni volta che lavorate, ma anche con questa vostra racconto, che chi meglio di voi può raccontare la vostra professionalità e i vostri ricordi. E allora, da ultimo, le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Niente, io spero che questa mia esperienza di vita vi possa incuriosire, vi possa regalare qualche cosa, se non altro la speranza per i giovani che approcciano questo lavoro di riuscire a coronare i vostri sogni e di avere così un po' l'impressione, ma anche in fondo la certezza, di fare un lavoro meraviglioso. Ciao.